In Puglia ha raggiunto e superata la quota di 1 milione di dosi di vaccini anti-Covid somministrati, con il 92% di dosi effettuate rispetto a quelle consegnate. La nostra regione è terza tra quelle italiane per quanto riguarda la capacità vaccinale. In arrivo, in prestito, dosi di vaccino AstraZeneca. Una bimba salentina è nata 3 settimane fa con gli anticorpi contro il Covid-19. La madre, medico di 35 anni, si era vaccinata con Pfizer durante il 3° mese di gravidanza. È accaduto a Lecce. Albano Carrisi torna a visitare i malati di Covid. Questa volta la sorpresa l'ha fatta ai degenti del Covid Hospital della Fiera del Levante. Ha proposto una canzone per allietare una signora allettata, ma lei ha preferito 2 bottiglie di vino. Edizione serale della nostra informazione regionale, ben ritrovati. Apriamo come di consueto in questa edizione con il bollettino delle ultime 24 ore Covid relativo alla nostra regione. 13.376 test effettuati e sono stati registrati 1.180 casi. Il tasso di positività dunque è sceso all'8,8%. Purtroppo 24 sono stati i decessi nelle ultime 24 ore. 166.688 sono i pazienti guariti. Sono scesi sotto i 50.000 i casi attualmente positivi, 49.799. E preoccupa la situazione in Puglia dopo l'ordinanza che impone le chiusure delle attività commerciali fino al 30 di aprile. Le numerose proteste hanno convinto il presidente della regione Michele Emiliano, l'assessore delle Noci, a chiedere al ministro Speranza la possibilità di riaprire il 26 aprile nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Onofrio D'Alessio. Le chiusure dovute alla zona rossa, che durano da 5 settimane in Puglia, stanno generando focolai di tensione sociale, alimentati dalle difficoltà economiche ormai insostenibili per gli operatori commerciali. Lo scrivono il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, in una lettera inviata al ministro Roberto Speranza. I vertici regionali hanno buone ragioni per temere ripercussioni negative qualora si dovessero riconfermare per la Regione Puglia le restrizioni in corso. Emiliano e Delli Noci pongono con urgenza il tema delle riaperture di alcune attività economiche, evidenziando che gli operatori del settore commercio, ambulanti e gestori di esercizi commerciali hanno avviato forme di protesta in tutta la regione, lamentando disparità di trattamento rispetto ad altre attività consentite, tra queste generi alimentari e beni di prima necessità. A queste si aggiungono le attività relative ai servizi alla persona. Se esistono protocolli sanitari di prevenzione dei contagi applicabili alle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e dalle attività di servizio alla persona, per le riaperture in sicurezza, governatore e assessore chiedono di valutare la possibilità che anche gli altri esercizi commerciali possano riaprire il 26 aprile prossimo, nel rispetto dei protocolli di prevenzione e di sicurezza. Puglia e Valle d'Aosta restano rosse fino al 30 aprile. E quanto ha disposto l'ordinanza firmata dal ministro Speranza alla luce dei dati epidemiologici che non lasciano spazi a dubbi o perplessità? Siamo dunque gli ultimi della classe, vestiamo la maglia nera sul fondo della classifica nazionale. E qualche ragione ci sarà se nella gestione dell'emergenza pandemica non tutto ha funzionato come avrebbe dovuto. Qualcuno lo dovrebbe raccontare ai pugliesi e alle categorie commerciali e a quelle migliaia di lavoratori costretti a tenere abbassate le saracinesche per altri 10 lunghissimi giorni. A pagarne le conseguenze siamo un po' tutti, insieme con i nostri comportamenti, non sempre responsabili, ma tenendoci ben distanti da valutazioni di parte o speculazioni politiche, sarebbe anche legittimo chiedersi perché tutto questo accade e perché la Puglia soffre più di tutte le altre regioni d'Italia. Piuttosto che appuntare coccarde e medaglie sulla Puglia in vetta alla classifica per la campagna vaccinale, se ci sono stati degli errori nella prima parte, sarebbe eticamente corretto che qualcuno li ammettesse e ne facesse tesoro per il prossimo futuro, prima che inizi l'estate e che in qualche talk televisivo nazionale si enfatizzi lo slogan «Venite tutti in Puglia». Quando le teste non funzionano si cambiano, piuttosto che riversare le colpe alla cattiva informazione. Prendiamo atto che alcuni meccanismi, ad esempio il tracciamento che avrebbero dovuto contenere i contagi, è saltato e non di certo perché i pugliesi sono diversi dai toscani o dai piemontesi.
Se ne è parlato nel servizio che avete appena visto. In Puglia ha raggiunto e superato la quota di 1 milione di dosi di vaccini anti-Covid somministrati, con il 92,5% di dosi effettuate rispetto a quelle consegnate. La nostra regione è terza tra quelle italiane per quanto riguarda la capacità vaccinale, prima soltanto il Veneto e l'Umbria. In Puglia l'ultima fornitura di vaccini è di 27.000 dosi di Moderna che saranno distribuite dalle ASL ai medici di famiglia per le somministrazioni agli over 80 disabili, ai fragili e ai vulnerabili. Le prossime consegne, come già anticipato, sono previste per mercoledì. In arrivo 104.000 dosi Pfizer e 21.400 AstraZeneca. La campagna vaccinale che in Puglia negli ultimi giorni ha impresso una forte accelerata, tanto da risultare terza tra le regioni italiane dopo Veneto e Umbria, dovrà attendere ancora per riprendere il suo corso. Siamo costretti a centellinare i caricatori, ha detto il governatore Emiliano, secondo il quale in un mese e mezzo sarebbe possibile vaccinare tutta la popolazione in presenza delle dovute scorte di vaccini. Ma a lanciare l'allarme è stato anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Bari, Filippo Anelli, il quale afferma che i vaccini ai medici di base arrivano col contagocce. Da inizio aprile ad oggi i medici di famiglia pugliesi hanno somministrato 82.000 dosi di vaccino, circa l'8% di tutti i vaccini fatti in Puglia. I dati, sebbene confermino un'accelerazione nelle somministrazioni, devono fare i conti con il numero di dosi disponibili e con il blocco temporaneo delle somministrazioni non prenotate negli hub vaccinali. Ed è stata accolta la richiesta fatta dalla Regione Puglia al commissario Figliuolo di ottenere in anticipo una scorta di vaccini per evitare di dover interrompere la campagna. La Puglia in questo momento è la prima regione in Italia per numero di vaccini, lo avete sentito, ma rischiava di dover sospendere temporaneamente le somministrazioni per carenza di vaccini. Per questo motivo domenica il governatore Michele Emiliano ha chiesto al commissario di poter ricevere delle dosi prima di mercoledì pomeriggio, quando sono previste le consegne da parte di Pfizer e AstraZeneca. Entro la serata, come confermato fonti regionali all'ANSA, arriveranno 8.000 dosi AstraZeneca. Si tratta di una sorta di prestito. I vaccini saranno poi restituiti nel proseguio della campagna vaccinale. E sarà completato nel giro di un anno il nuovo ospedale di Monopoli Fasano, dove questa mattina la presenza del presidente della regione Michele Emiliano è stata issata la bandiera italiana sul punto più alto della struttura. Completato in questi ultimi giorni i lavori per la realizzazione dell'ultimo solaio. Oggi siamo la prima regione italiana per capacità vaccinale e vi ricordo che invece non abbiamo gli stessi soldi dal Fondo Sanitario Nazionale, non abbiamo lo stesso personale delle altre regioni, ma siamo i numeri uno, quindi alziamo il tricolore, ringraziamo soprattutto tutta la gente che sta lavorando, tutti i pugliesi, non solo i sanitari, non solo le ASL, non solo i distretti, mi hanno detto di ricordare i distretti, non solo i dipartimenti di prevenzione, non solo la protezione civile, ma anche tanti volontari. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sul piano vaccinale nella nostra regione, durante il sopralluogo al cantiere dell'ospedale di Monopoli Fasano, dove è stato completato l'ultimo solaio, è stata, in segno simbolico, la bandiera italiana sul punto più alto. La nuova struttura ospedaliera sarà pronta nel giro di un anno. Si tratta di 300 posti letto che vanno non solo, diciamo, a completare quelle che sono le esigenze di questo territorio e della rete intera, ma anche ad ammodernare la rete ospedaliera. Si tratta di una struttura concepita con dei criteri molto moderni, che fra l'altro si inserisce benissimo in questo contesto ambientale, paesaggistico, molto delicato. L'impatto è bassissimo. È nata con gli stessi anticorpi sviluppati dalla mamma che era stata vaccinata. Sta bene la bimba salentina, figlia di Elena Colizzi, 35 anni, medico dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, che ha partorito 3 settimane fa dopo essersi sottoposta alla vaccinazione durante il terzo mese di gravidanza. È nata con gli stessi anticorpi sviluppati dalla mamma che era stata vaccinata. Sta bene la bimba salentina, figlia di Elena Colizzi, 35 anni, medico dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, che ha partorito 3 settimane fa dopo essersi sottoposta alla vaccinazione durante il terzo mese di gravidanza. La dottoressa Colizzi aveva affrontato in prima linea l'arrivo della pandemia da Covid in un ospedale dell'Emilia-Romagna, per poi essere trasferita nel maggio 2020 a Lecce, dove si è immunizzata contro il Covid
aderendo alla campagna vaccinale per gli operatori sanitari dell'ASL di Lecce. La vaccinazione con Pfizer è stata rifatta alla 30ª settimana prima dose e alla 33ª seconda dose di gravidanza nel distretto sociosanitario leccese di Maglie. Il tasso anticorporale riscontrato nella piccola, prelevato dal sangue del cordone ombelicale, è risultato alto come quello materno e dunque si spera ugualmente protettivo. È stata la speranza di proteggere me e mia figlia dal Covid, ha dichiarato la dottoressa Colizzi, a darmi la fiducia e la razionalità di analizzare i benefici cui saremmo andati incontro sia io che la mia piccola, grazie alla vaccinazione in gravidanza in confronto ai possibili rischi. E lo stesso direttore generale dell'ASL di Lecce, Rodolfo Rollo, ha sottolineato: la dottoressa Colizzi è l'emblema di una giovane generazione di operatori sanitari che hanno scelto di tornare nella terra d'origine per mettere a disposizione delle nostre strutture, competenze ed esperienze. È tutto per l'informazione regionale, a tra poco per quella provinciale. Edizione provinciale, ben ritrovati. Un 28enne con precedenti per furto è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio preterintenzionale e rapina aggravata ai danni di Filomena Dantino. La 90enne è trovata senza vita nella sua abitazione a San Marco Lacatola sabato scorso. Sarebbe stata uccisa Filomena Dantino, la 90enne ritrovata sabato scorso senza vita nell'abitazione dove viveva da sola nel piccolo comune di San Marco Lacatola nel Foggiano, e i carabinieri hanno già arrestato il presunto responsabile su richiesta della procura. Infatti i militari hanno eseguito un fermo nei confronti di Felice Cassano, 29enne disoccupato del posto, con precedenti per reati contro il patrimonio, che ogni tanto compiva lavori saltuari nelle case del paese. L'uomo, che è accusato di omicidio preterintenzionale, rapina aggravata, oltre che spaccio di stupefacenti, interrogato dall'inquirente, avrebbe fornito la sua versione di fatto confessando le proprie colpe. Dalle indiscrezioni che filtrano, il giovane si trovava a casa dell'anziana donna per mettere a posto della legna, poi per motivi ancora ignoti sarebbe nato un litigio a causa del quale il 28enne avrebbe prima spinto la vittima facendola cadere e sbattere la testa, poi avrebbero vistato in giro mettendo a soqquadro i tre piani dell'abitazione. I carabinieri sono arrivati a lui sfruttando una serie di tracce indelebili lasciate in tutta la casa, tra cui impronte di scarpe da ginnastica. Da lì la perquisizione a casa dell'uomo, che ha permesso di trovare, oltre a piccole quantità di droga probabile parziale movente del fatto, anche abiti pronti per essere lavati in lavatrice, già inviati a RIS per l'estrapolazione del campione biologico. Il presunto assassino al momento si trova nel carcere di Foggia, si attende la risposta del GIP che dovrà pronunciarsi sulla convalida dell'arresto. E a proposito di criminalità, ma ci spostiamo come zona, qualche giorno fa le parole forti del procuratore capo della BAT Renato Nitti sulla situazione criminale nella zona, parole colte dall'arcivescovo Monsignor D'Ascenzo, che invoca la sinergia di tutte le istituzioni. Monica Carcaglio. L'arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie, Monsignor Leonardo D'Ascenzo, coglie con preoccupazione le parole del procuratore capo della BAT, Renato Nitti, sui fenomeni di criminalità nella provincia Barletta-Andria Trani. Parole, quelle del dottor Nitti, forti sulla situazione criminale nel territorio, una situazione peggiorata con l'emergenza sanitaria, sulla quale le organizzazioni malavitose hanno trovato il modo di mettere le mani facendo affari sporchi. Manifesto la mia solidarietà al dottor Nitti e a tutte le forze dell'ordine che lavorano nelle città e nei paesi della nostra diocesi, dichiara Monsignor D'Ascenzo. Quella prospettata dal procuratore è una situazione che suscita grave sconcerto e impone una riflessione e un impegno comune di tutti coloro che, cittadini, istituzioni, chiesa diocesana, hanno a cuore la sicurezza e lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. È necessario intervenire, prosegue, affinché le forze dell'ordine e la magistratura siano messe concretamente in grado di contrastare i fenomeni criminali. Occorre realizzare progetti che, aumentando in particolare le opportunità di lavoro e di stabile abitazione, impediscano alle organizzazioni criminali di porsi come risposta ai bisogni di vita, soprattutto dei più giovani. È tempo che tutti noi sentiamo che la sicurezza e la giustizia sono una responsabilità anche personale. Non possiamo rimanere a guardare mentre la delinquenza imperversa inquina la nostra convivenza sociale. Restare inerti significa essere conniventi, tacere o minimizzare significa essere conniventi. La Chiesa, afferma ancora Monsignor D'Ascenzo, continua l'impegno sul solco dell'insegnamento e della testimonianza di verità del Papa a costruire percorsi di educazione alla legalità, a sostenere le esperienze di unità e onestà nelle comunità cittadine, a porsi a fianco di tutti coloro che lavorano per estirpare i fenomeni mafiosi e criminali sviluppatisi nel nostro territorio, a realizzare progetti di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà economica.
economica, particolarmente in questo tempo di pandemia. Come lo stesso Pontefice ha più volte ribadito, siamo sulla stessa barca, nessuno si salva da solo, facendoci capire che si può sperare in una società migliore con la sinergia di tutte le istituzioni. Anche Confindustria lancia l'allarme criminalità nella BAT perché l'economia del territorio ne subisce inevitabilmente delle ripercussioni. Si scrive BAT, si legge criminalità e un dato che emerge da Confindustria. Purtroppo la provincia di Barletta, Andrea Trani, è prima in Italia per furti d'auto e svetta nelle classifiche nazionali per molti altri crimini. Questo non incide solo per la qualità di vita dei residenti, ma è anche un fardello pesantissimo per l'economia della zona, che non può crescere e non può attrarre investitori, cervelli e manager. Questi non sono certamente invogliati ad investire in un territorio con una recrudescenza criminale sempre più alta, non solo per i furti d'auto, ma soprattutto per le infiltrazioni criminali. Così dunque non cresce l'economia del territorio, che di fatto rappresenta il traino per attirare i turisti, ma anche per investimenti e capitale umano. Per la frequenza degli assalti ai tir, ormai i clienti esteri non si accollano più il rischio di ritirare la merce, ma chiedono alle fabbriche della zona di sostenere l'onere del trasporto. Dobbiamo porre fine a questa situazione. Da qui l'appello del presidente di Confindustria Bari BAT, Sergio Fontana, tra l'altro titolare di un'impresa farmaceutica Canosari Puglia. L'economia di questa provincia ha bisogno di più Stato per tornare a crescere. Le imprese e i cittadini hanno diritto ad avere maggiore legalità e sicurezza. Come le altre province, la BAT ha bisogno di avere una sua questura e un proprio comando provinciale dei carabinieri e della Guardia di Finanza. E sono felice, dice Fontana, che il prefetto Valiante abbia annunciato che in estate avremo anche qui questi importanti presidi statali. Insomma, la criminalità va fermata con più presenza sul territorio. 4 kg di droga sono stati sequestrati in casa di un 28enne a San Nicandro di Bari. I carabinieri hanno arrestato 2 persone. Avrebbero nascosto 4,5 kg di droga in un'intercapedine dietro il frigorifero della cucina. 2 persone, un 28enne e un 21enne di San Nicandro di Bari, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e condotti in carcere per detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti e anche detenzione illecita di munizioni per armi comuni da sparo. I carabinieri hanno suonato a casa del 28enne per una semplice notifica di un atto amministrativo, ma alla loro vista l'amico 21enne ha iniziato a correre raggiungendo il seminterrato. Insospettiti dal comportamento, i carabinieri lo hanno inseguito. Nella stanza al piano interrato hanno visto su un tavolo diverse bustine trasparenti, normalmente usate per confezionare droghe leggere, un bilancino, una scatola di scarpe contenente altre 10 bustine di plastica trasparente con marijuana e hashish. Con l'aiuto di un cane antidroga hanno fatto una più approfondita perquisizione e hanno scoperto in un'intercapedine dietro un frigorifero una borsa con altri 6 panetti di hashish da 500 grammi e 3 buste di marijuana da mezzo chilo per complessivi 4,5 kg appunto. Sono stati poi trovati una munizione calibro 7,65 e 380 euro in contanti ritenuti il provento dell'attività illecita di spaccio. Una settantina tra ristoratori, baristi e varie partite IVA hanno manifestato davanti alla prefettura di Foggia contro il nuovo decreto aperture. Una delegazione ha poi incontrato il prefetto Grassi e anche il sindaco Landella. Sindaco, ricevici! Sindaco, dove sei? Siamo commercianti! Paghiamo le tasse! Ristoratori, baristi e partite IVA foggiane sono scese in piazza di fronte alla prefettura del capoluogo Dauno per protestare contro il nuovo decreto aperture annunciato dal premier Draghi e per chiedere le dimissioni del governo. Quel governo, dicono, che non sta ascoltando la voce di chi da oltre un anno è costretto a vivere in condizioni economiche precarie. Una delegazione dei manifestanti, in totale circa una settantina, a cui si sono aggiunti anche parrucchieri, titolari di centri estetici e rappresentanti del settore fieristico, hanno poi incontrato il prefetto Grassi e il sindaco Landella, che ha concesso loro l'immediata riduzione della Tari, della tassa sull'occupazione del suolo pubblico, fino a dicembre 2021. Durante il tavolo è stato chiamato il governatore Emiliano, che si è impegnato a fare un'istanza al governo per l'apertura dei locali anche in zona rossa dal 26 aprile. Tra le richieste dei ristoratori anche l'introduzione dei voucher per i dipendenti, l'abolizione del coprifuoco alle 22 e l'eliminazione del DURC. Questo decreto di apertura è un contentino
per farci stare zitti, e purtroppo a vedere oggi qui davanti alla prefettura di Foggia tanti hanno creduto che realmente dal 26 riapriamo, ma non si può riaprire chiudendo già le 10, quindi solo con mezzo o un giro di sala. Non si può lavorare solo con i posti all'aperto, perché abbiamo locali con 200 posti interni e 30 all'aperto, quindi non cambierebbe niente. Chiediamo di vedere i nostri numeri dei contagi, dove ci sono stati e se ci sono stati tra parrucchieri e clienti e clienti e parrucchieri. Se ci sono stati hanno tutte le ragioni di chiuderci, ma se non ci sono devono riaprirci. Poi c'è il discorso del lavoro nero, che ovviamente la donna ha esigenza di doversi mettere in ordine, e quindi il lavoro nero già era un problema nella nostra categoria, adesso è diventato il primo lavoro, prima il lavoro nero e poi noi che siamo chiusi. Albano Carrisi torna a visitare i malati di Covid, questa volta la sorpresa l'ha fatta i degenti del Covid Hospital presso la Fiera del Levante. Non penso di risolvere le sorti della situazione, ma ce la metto tutta perché qualcosa di positivo possa lasciarla anch'io, con la speranza che finisca presto per tutti. Queste le parole di Albano Carrisi in visita al Covid Hospital presso la Fiera del Levante di Bari, per donare un sorriso a chi in questo momento sta soffrendo. Una signora ricoverata, alla domanda del cantante pugliese "cosa posso fare per lei?", ha risposto così: "Io vi offro tutto quello che volete. Una bella canzone, maestro". Bottiglia di vino vuole. Signora, se lascia l'indirizzo a quel signore che ha di fronte, lo consideri già fatto. Un abbraccione e ci vedremo fuori, eh? E come siamo in piena terza guerra mondiale, io da buon soldato devo essere presente dove c'è necessità che ci sia, e ci sono. Non penso di risolvere le sorti di una situazione, però ce la metto tutta affinché qualche cosa di positivo lo possa lasciare anch'io in questo tipo di percorso, e con la speranza che questa guerra, questa terza guerra mondiale finisca. Il maestro Albano non ci ha lasciato soli mai, questo lo voglio dire, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Lui ha adoperato questa metafora che, per quanto triste, è realistica. Quindi lo ringrazio perché ha cantato l'anno scorso sotto l'albergo. E sempre nella stessa struttura, quella del Covid presso la Fiera del Levante, parte l'attività riabilitativa dei pazienti di terapia subintensiva in condizioni meno critiche. Sono impegnati 9 fisiati e 3 fisioterapisti. La riabilitazione motoria e respiratoria comincia subito nel letto in ospedale dedicato ai pazienti di terapia subintensiva in condizioni meno critiche. Il programma di riabilitazione precoce, avviato nel plesso delle maxi emergenze della Fiera del Levante, gestito dal Policlinico di Bari. All'interno dei moduli, oltre al personale di pneumologia, ci sono anche 9 fisiatri e 3 fisioterapisti. I professionisti dell'unità operativa di medicina fisica e riabilitativa svolgono attività non solo per i pazienti di terapia subintensiva, ma anche per quelli di rianimazione, con consulenze ad hoc. Per ogni malato, i fisiatri, con il contributo degli pneumologi, formulano un percorso di riabilitazione motoria e respiratoria, e i fisioterapisti impostano un programma che si articola in più sedute durante il giorno. Sicuramente questa multidisciplinarità è mancata e abbiamo dimostrato essere particolarmente preziosa, perché riduce i tempi di degenza. Quindi un modello assolutamente virtuoso di cui siamo estremamente felici. Il fisiatra nella gestione dei pazienti Covid contribuisce alla prevenzione di complicanze da sindrome di allettamento, che incidono negativamente sulla patologia di base, favorisce il ricondizionamento muscolare, collabora insieme allo pneumologo alla progressiva riduzione della ventilazione assistita, all'incremento della compliance e clearance polmonare, aggiunge la professoressa Marisa Menni, ordinario di medicina fisica e riabilitativa e direttrice dell'unità operativa di medicina fisica e riabilitazione USU del Policlinico di Bari. I parrucchieri di Barletta tornano sotto Palazzo di Città. Sono stanchi, si sentono abbandonati e soprattutto vogliono lavorare. Francesco Zagaria. Noi siamo stanchi. Ignobili che non siete altro, pensate solo al vostro stipendio!
Tornano a chiedere di poter lavorare i parrucchieri di Barletta, nuovo sit-in sotto Palazzo di Città, la zona rossa prolungata per la Puglia tiene ancora in bilico queste e la maggior parte delle attività, esercenti, commercianti, palestre, boutique d'abbigliamento, ristoranti, centri estetici, ambulanti, l'elenco insomma è davvero lunghissimo. I parrucchieri hanno più volte evidenziato di aver messo in sicurezza i propri locali. Si lavora su prenotazione con mascherine igienizzanti a distanza, uno o due per volta, a seconda dell'estensione dei propri saloni. Avete ragione, ma ragione di che cosa? È l'unica cosa che sanno dire: non possiamo far nulla. Che cosa fanno? Il loro lavoro qual è? In molti, per sbarcare il cosiddetto lunario, lavorano in nero, anche perché è evidente, la gente chiama, è una necessità, per questo rivendicano la propria attività quale essenziale. In molti invece sfociano nell'abusivismo più totale. Intanto le bollette, le scadenze, il fitto, il mutuo contratto per l'apertura dei saloni stessi continua a correre. I ristori purtroppo restano per molti una chimera, perché con la soglia del 30% del calo dei ricavi pochi parrucchieri riescono ad accedere al contributo. Per questo chiedono a gran voce di poter riaprire, di poter lavorare. È stata accolta la richiesta di alcuni rappresentanti della categoria dei medici di base di Foggia di un hub unico per la campagna vaccinale, ma adesso a mancare sono proprio i vaccini. Sentiamo Antonella Davola. Dottor Onorati, finalmente sembra essere stata accolta la sua proposta della realizzazione di un hub unico per la campagna vaccinale. Sì, è una proposta che viene da qualche giorno, diciamo così, che è approvata in verità, devo dire, con senso di verità, un rapido ascolto da parte dell'amministrazione. In particolare, ci tengo a dirlo, l'assessore Raffaele Piemontese ha dato un grosso contributo a che si sbloccasse la situazione della fiera. L'hub unico per noi è fondamentale, perché il tipo di vaccino che si utilizza è complesso da stoccare, da distribuire e da conservare. Con un hub unico che ha i vaccini pronti, il medico deve soltanto stare là tranquillo e vaccinare. Se viene un hub con 10 postazioni, quindi 10 box vaccinali, con una rotazione di 2 ore a medico per 12 ore, per 7 giorni alla settimana, ogni box può prendere 6 medici. Moltiplicato 10 fa in un giorno 60 medici che vanno a vaccinare in maniera esclusiva per i pazienti vulnerabili. In questa maniera non si fa più un gioco sulla quantità, che è pure fondamentale per dimostrare che la nostra regione non è seconda a nessuno, ma soprattutto su un discorso di qualità. A questo punto mancano i vaccini. A questo punto, allora, per vaccinare servono innanzitutto i vaccini, i vaccinatori e poi la struttura. Sulla struttura si sta realizzando, è questione di qualche ora e parte la struttura. I vaccinatori ci siamo già. L'incognita sono le munizioni, perché l'esercito ce l'hai, l'infrastruttura ce l'hai, ma se non hai le munizioni, se parliamo in termini di guerra, considerate che oramai ci dirige un generale, se mancano le munizioni il discorso crolla. Ha fatto già esperienze di vaccinazione? Chi è stato determinante insieme a voi? Allora, io sono stato tra i pochi medici fortunati che hanno avuto la possibilità di sperimentare l'hub dall'Ordine dei Medici. Esperienza entusiasmante. La cosa che mi piace sottolineare, ci tengo veramente molto a farlo, io devo fare un ringraziamento pubblico alla nostra protezione civile, perché ci tengo a sottolineare che non siamo secondi a nessuno e che la nostra protezione civile è una protezione civile di altissima qualità. Dopo la notizia dei 3 casi di positività tra i cancellieri del Tribunale di Bari, riparte la macchina giudiziaria grazie alla negatività accertata dai tamponi degli altri colleghi in isolamento. Messi in isolamento nel fine settimana, ma per fortuna negativi. Dopo la notizia dei 3 cancellieri del Tribunale di Bari positivi al coronavirus, arrivano buone notizie per quelli che preventivamente sono stati messi in isolamento fiduciario. Una situazione che di fatto ha aggravato ancora di più la gestione delle udienze, molte saltate, con i presidenti delle 2 sezioni dibattimentali penali costretti a fare salti mortali nel tentativo di far quadrare l'organizzazione. Rinvii che tuttavia si stanno accumulando, con ulteriore aggravio di lavoro per gli uffici, alcuni costretti ad operare in smart working, con il prolungamento della zona rossa che obbliga ad ingressi contingentati,
Come da disposizione, se i processi con i detenuti si svolgono regolarmente, gli altri non possono superare 10 al giorno, con un massimo di 3 imputati liberi. E per questo stanno aumentando a dismisura i rinvii delle udienze, alcuni a luglio, altri ad ottobre, fino anche a metà 2022. Per non parlare degli spazi angusti che non si conciliano con le misure anti-Covid. La situazione pian piano dovrebbe tornare alla normalità, garantiti quasi tutti i processi grazie al rientro dei cancellieri negativizzati, ma la macchina giudiziaria barese, così come tutto il resto delle attività, segue l'andamento del virus. Parliamo adesso dei medici USCA, quelli che fanno parte delle unità di continuità assistenziale sul territorio. L'ASL di Bari ha cominciato l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid positivi con i nuovi ecografi portatili. Mentre la formazione clinica per l'utilizzo degli ecografi è in dirittura di arrivo, la ASL di Bari ha consegnato alle unità speciali di continuità assistenziale i primi dispositivi dei 25 previsti nelle postazioni di Bari, Molfetta e Bitonto. Con una media di interventi a domicilio che vanno dai 50 agli 80 accessi per ciascuna equip a settimana, i medici USCA potranno a breve, da una immagine ecografica eseguita a casa del paziente, individuare i segni precoci di una polmonite interstiziale, che permette di orientare il percorso di cura e segnalare l'eventuale necessità di ricovero o al contrario la possibilità per i pazienti di essere assistiti nel proprio domicilio. La dotazione strumentale, che sarà completata in tutte le sedi entro la fine della settimana, comprende anche saturimetri palmari ed emogasometri per la gestione dei casi più complessi, compreso un kit per eseguire tamponi molecolari a domicilio per i pazienti sintomatici. Dal 15 aprile Air France ha ripreso gradualmente i voli tra il proprio hub di Parigi Charles de Gaulle e l'aeroporto Charles Wojtyla di Bari e a partire dal 31 maggio comincerà a collegare Bari anche con l'aeroporto di Parigi Orly. La ripresa dei voli su Parigi è un segnale importante per il territorio, anche in vista dell'imminente stagione estiva. L'auspicio di Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, vale anche per le migliaia di turisti che arrivano nel capoluogo pugliese per trascorrere le vacanze in Puglia o di coloro che volano nella capitale francese in poco più di 2 ore. Dal 15 al 30 aprile Air France ha ripreso i collegamenti tra l'aeroporto di Bari e il Charles de Gaulle con 2 voli settimanali Bari-Parigi, 3 a maggio e giugno, 10 voli a luglio e agosto, 3 a settembre e ottobre. Un segnale positivo verso la normalizzazione, pur nel rispetto della salute di tutti. Tornare a collegare Bari e Parigi è per il vettore francese di rilevante importanza. Oltre ai tradizionali voli per gli Charles de Gaulle, saranno attivi i collegamenti con Parigi-Orly, con 4 voli settimanali a partire dal 31 maggio al 29 ottobre. Le rotte permetteranno non solo ai passeggeri in partenza di raggiungere le destinazioni aperte al traffico internazionale, ma con la stagione estiva alle porte daranno un importante contributo ad una veloce ripresa del turismo internazionale diretto in Puglia. A Barletta il recupero di Palazzo Reichlin, dove sorgerà una nuova biblioteca sulla tradizione agricola e vitivinicola della città. Torna a casa la storica cantina sperimentale di Barletta, il suo inestimabile patrimonio librario verrà trasferito dalla vecchia sede di via Vittorio Veneto, del Ministero e da anni dismessa, a Palazzo Reichlin in viale Marconi. Questi libri, questi vitigni, queste bottiglie rappresentano la storia contadina, la tradizione agricola e soprattutto vinicola della città. Il comune di Barletta è risultato di fatti uno dei 120 comuni beneficiari del finanziamento Community Library per il recupero delle biblioteche cittadine, finanziamento da oltre 1 milione di euro da un'idea dello studio Cassandro. Il comune di Barletta ha partecipato a un bando, azione 6.7 Community Library. Il progetto prevede il recupero di tutto il patrimonio librario dell'ex cantina sperimentale. C'è un patrimonio storico sulla ricerca dei vitigni autoctoni che sarà messo poi a sistema a disposizione di tutta quanta la cittadinanza e le associazioni. Viene recuperata la vecchia sede della cantina sperimentale con una manutenzione tramite manutenzione straordinaria.
poi tutto il patrimonio librario viene catalogato e digitalizzato proprio per essere messo a disposizione. Ci saranno praticamente delle sale lettura e anche praticamente tutto è previsto nella progettazione, tutto il percorso anche per i diversamente abili. Oggi c'è il verbale di consegna dei lavori e l'impresa avrà a disposizione, come da cronoprogramma, 300 giorni. Tra i 100 giovani italiani che stanno cambiando il mondo, secondo la rivista Forbes, c'è anche un foggiano, ideatore insieme al fratello della startup Olivante. Scopriamo di cosa si tratta in questo servizio. Hi everyone, I'm Mario Morrone. I founded my first startup when I was 19. I was a coach at the Startup Weekend Foggia and I am alumno of Innovation Lab 2015. Hi everyone, I'm Marco Morrone. This year in March I was included in Forbes list of the 100 under 30 most influential in Italy for the food and drink category. Anche la rivista internazionale Forbes si interessa al talento delle eccellenze di Capitanata. È il caso dei fratelli Mario e Marco Morrone, i mercanti dell'olio dell'epoca moderna, ideatori della startup di successo Olivante, la prima piattaforma digitale in Italia specializzata sul mercato dell'olio extravergine d'oliva, che permette a tutti i ristoratori di ordinare l'olio più adatto alla propria cucina direttamente dai piccoli produttori e frantoi d'Italia. Sì, è un particolare motivo particolare di orgoglio, non solo come appunto Olivante, ma soprattutto come fratello maggiore, in quanto è una delle categorie dal punto di vista mediatico e di informazione più importanti che abbiamo in Italia, anche tra le più prestigiose, quindi è un particolarmente orgoglio per noi. A che punto è Olivante? Da quando è nata? Che percorso ha fatto? Sì, noi siamo nati ufficialmente a dicembre 2019, siamo entrati con la beta pubblica sul mercato e di lì, nonostante l'anno che sappiamo tutti com'è stato, siamo riusciti a ottenere comunque ottimi risultati, sia dal punto di vista della domanda, quindi con i ristoratori, ma soprattutto con il lato dell'offerta, quindi con i produttori che ci sono stati vicino, hanno contribuito non solo alla nostra crescita, ma hanno puntualmente rinnovato anche quest'anno, quindi è un ottimo risultato per noi. E ci troviamo in questo periodo a ormai raccogliere capitali sul mercato, quindi siamo partiti con la prima campagna di fundraising e stiamo così testando le nuove soluzioni per i ristoratori, proprio per affrontare questo nuovo anno. Il nome è una curiosità, da cosa nasce il nome Olivante? Olivante è una crasi tra olio e mercante, era un pochettino un gioco di parole che facemmo all'inizio, volevamo concentrare l'attenzione principalmente sul nostro territorio, sulle olive e quindi su quello che poi sarebbe stata la piattaforma finale. Era questo il nostro ultimo servizio, arrivederci.